Benvenuti al TG7 Basilicata. Apriamo questa edizione come sempre con i dati del contagio da Covid-19 in regione. La Task Force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri sono stati effettuati 346 test per infezione da Covid, di cui 344 sono risultati negativi e 2 positivi. I casi positivi riguardano uno il comune di San Giorgio Lucano e uno il comune di Pisticci. Con questo aggiornamento, i contagi confermati in tutta la regione sono 262 su un totale di 6.056 tamponi analizzati dall'inizio dell'emergenza. Ieri erano 266, ai quali si aggiungono i 2 nuovi casi e vanno sottratte 5 guarigioni registrate nella giornata di ieri e una persona deceduta. C'è poi una notizia che è stata riportata quest'oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno ed è la disavventura di un insegnante del capoluogo che invoca una visita medica. Un labirinto di chiamate, silenzi, tamponi invocati e negati. Sarà Covid, non è Covid, trattata come una paziente Covid, non contagiata dal Covid, fuori dal programma per i positivi, ma in isolamento come fosse Covid. Riportano sulla Gazzetta del Mezzogiorno uno scioglilingua in cui perde e soprattutto perdere la pazienza. Questa donna, quindi, ha, come dire, in questo rebus non è venuta a capo, e quindi l'unica cosa che possiamo dire è, insomma, che in questo mare di promesse, annunci e smentite, talvolta, come si legge in questo articolo della Gazzetta, si dimentica che si può morire anche di altro, non solo di Covid, e quindi si spera che finalmente possa venire a capo di questa situazione la signora in questione, l'insegnante in questione. Poi ecco, noi chiudiamo con un'ultima notizia che ci giunge dalla regione Basilicata, in particolare ecco, è una notizia sicuramente confortante. In verità la giunta regionale destinerà una somma di 1.050.000 euro ulteriori al fondo istitutivo della Social Card Covid-19. Questo è quanto riferisce l'assessore alle attività produttive Francesco Cupparo, spiegando che il lavoro di esame delle richieste dei comuni è attestato agli uffici del Dipartimento, che ha già provveduto ad erogare appunto ai comuni la quota del 50% del totale delle risorse destinate sulla base della rispettiva popolazione residente. Dai dati pervenuti dai comuni sul fabbisogno finanziario indispensabile a ripartire, aggiunge l'assessore, risultato che sono 9.100 i nuclei familiari che hanno diritto alla Social Card, per un totale di 22.000 persone. La nostra è una corsa contro il tempo e di questo sono riconoscenti a dirigenti e personale, dice Cupparo, del Dipartimento che ha velocizzato il proprio lavoro nonostante i noti e grandi disagi. È un momento di difficoltà economiche e pertanto ecco, il sostegno alle famiglie è fondamentale. Io chiudo questa edizione, come sempre, ecco, invitandovi a restare a casa, a resistere. Non è stata conclamata la fase 2, ma ci sono ancora divieti e restrizioni, quantomeno fino al 3 maggio. E quindi teniamo duro, facciamo e continuiamo a fare come abbiamo fatto responsabilmente la nostra parte, anche perché i risultati si stanno vedendo dal numero sempre minore di contagi, ma non abbassiamo la guardia. Io vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci.